Sono tornati i corvi in Vaticano, arrestati il Monsignor Balda e la lobbista Chau Ki, poi subito rilasciata. Avrebbero divulgato documenti riservati e registrazioni del Papa, ma a far tremare la Santa Sede l'uscita di due libri sugli scandali finanziari della Chiesa e su come sono stati usati i soldi dei fedeli. In avarizia di Emiliano Fittipaldi, il racconto shock di che fine fanno i soldi della carità. Racconto tutto quello che il Vaticano nasconde nei suoi forzieri, quindi racconto tutto il patrimonio con numeri molto precisi che convengono direttamente ai documenti interni del Vaticano, racconto di alcuni fondi segreti che arrivano a centinaia di milioni di euro che dovrebbero essere spesi in un modo invece, cioè per beneficenze, per assistenza ai più bisognosi e ai poveri, invece vengono spesi in tutt'altro modo. A quanto ammonta il patrimonio immobiliare del Vaticano? Si parla di 4 miliardi di euro, gli appartamenti solo a Roma sono più o meno 5.000. Chi abita le case del Vaticano? Dipende, ci sono molti dipendenti dell'APSA, molte persone che per stessa missione del Vaticano pagano prezzi ridicoli, molto bassi, ci sono VIP. Avete capito? Un patrimonio immobiliare che ammonta a 4 miliardi di euro, migliaia di case, alcune date in affitto a prezzi irrisori. E poi ci sono le spese folli. Sentite come sono stati utilizzati i soldi della Fondazione Bambin Gesù. Una delle spese che sono state individuate dai revisori dei conti americani che sono stati messi dal Vaticano anche sul Bambin Gesù è per esempio un volo in elicottero da 24.000 euro che ha portato il Cardinal Bertone per esempio da Roma alla Basilicata per l'inaugurazione di un reparto ospedaliero. 24.000 euro per il volo in elicottero di Tarcisio Bertone e poi i soldi spesi per la nuova casa del Monsignor Bertone, ex segretario di Stato Vaticano. Un investimento di circa 200.000 euro che questa fondazione ha fatto per la ristrutturazione del famoso appartamento, che in realtà è più piccolo di quanto molti giornali hanno scritto, di Bertone. Comunque un appartamento di 300 metri quadri. Il volo in elicottero, ma soprattutto 200.000 euro della Fondazione Bambin Gesù utilizzati per ristrutturare una parte della casa del Monsignor Tarcisio Bertone. È così? Abbiamo chiamato l'ex presidente della Fondazione Bambin Gesù, Giuseppe Profiti. Pronto? Sono Trocchia, la 7, la gabbia. Perché i soldi della Fondazione Bambin Gesù, anche perché, se quelli del patrimonio devono essere destinati a ristrutturare la casa di Bertone? È un po' come chiedere perché abbiamo organizzato, perché con quelle risorse si organizzano i concerti per raccogliere soldi. C'è una bella differenza però tra i concerti e la casa di Bertone, o no? Direi di no. Strumento fondamentale di raccolta fondi per il Bambin Gesù, soprattutto verso le grandi aziende, è sempre stato, diciamo così, comunque il coinvolgimento del segretario di Stato. Ma l'avete fatti poi questi incontri, Profiti? Io sono andato via 3 mesi dopo, credo, da quando si è trasferito nella nuova casa, quindi io non ho avuto questo tipo di occasione anche. Avete ascoltato la spiegazione? La fondazione ha ristrutturato una parte della casa del Monsignor Bertone per facilitare incontri finalizzati alla raccolta fondi, incontri che non si sono mai svolti fino a quando Profiti è rimasto presidente. Che fine fa l'8 per mille? Stiamo parlando di un miliardo, anzi oltre un miliardo di euro l'anno in media. Ecco, anche la Corte dei Conti ha sottolineato che non tutti i controlli nella gestione dell'8 per mille e nella spesa dell'8 per mille sono rarissimi anche da parte della Repubblica Italiana, ma la stragrande maggioranza di questi fondi non vengono utilizzati, come raccontano le pubblicità, per aiutare i più poveri oppure per le missioni del terzo mondo, ma servono fondamentalmente a pagare i sacerdoti, all'edilizia delle chiese, alle diocesi, per necessità interne delle singole diocesi italiane, e quindi arriva in beneficenza molto di meno di quello che si potrebbe pensare. Tra le spese pazze in Vaticano spuntano quelle del moralizzatore spendaccione,
La segreteria per l'economia è stata affidata da Papa Bergoglio al cardinale australiano George Pell e sentite come ha speso i soldi. Il suo protetto ha investito centinaia di migliaia di euro per voli in business class, vestiti su misura, mobili di pregio, perfino per un sottolavello da 4.600 euro. Un elenco di spese pazze che ha raggiunto in soli 6 mesi di vita del dicastero la cifra record di oltre 500.000 di euro. L'altro libro che scuote la Chiesa è Via Crucis di Gianluigi Nuzzi. Sono stati utilizzati in questo libro dei documenti che chi ne aveva il possesso ne aveva la disponibilità. E quindi è la storia più antica del giornalismo del mondo. Questo Papa si stia impegnando fortemente per le riforme, alcuni risultati sono stati raggiunti, ma credo che il cammino sia, difficoltoso. Da cosa? Da fatti, circostanze che nel libro trovate in maniera esplicita. Ci sono dei cardinali che vivono in grandi appartamenti e qualcun altro che vive invece in pochi metri quadrati, come Santo Padre. Scandali finanziari, l'uso disinvolto dei soldi dei fedeli e poi uno sconfinato patrimonio immobiliare. Ecco il racconto shock di un monsignore. È il prologo del libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi. Devi scrivere un libro. Devi scriverlo anche per Francesco. Che deve sapere, Francesco deve sapere che le fondazioni intitolate a Ratzinger e Wojtyla hanno incassato talmente tanti soldi che ormai conservano in banca oltre 15 milioni. Deve sapere che non è solo Bertone che vive in 300 metri quadri, ma ci sono un mucchio di cardinali che vivono in appartamenti da 400, 500, 600 metri quadri, più attico e terrazzo panoramico.